La nostra idea è nata da un bisogno, da una necessità. Non è facile raggiungere i palazzetti, non è facile raggiungere le fiere dove quasi sempre si svolgono i concorsi. Mi serve nome e cognome, almeno un'email e il luogo di partenza. Forza, che ce ne andiamo se siamo un po' in ritardo. Sono 190 posti, quindi questo è un bello concorso, sì. Questo di solito lo fanno a Padova, sì, dove a Giovanni Arena. Sì. In quali casi è consigliabile sostenere la zona lesa con un bendaggio e sollevare l'arto colpito in caso di strappo muscolare? Si erano iscritti in 7.243, si sono presentati in 5.600. Passeranno questa preselezione del concorso per operatore sociosanitario in 3.000. Della pandemia riguarda il mondo dell'occupazione e anche i concorsi per entrarci. Cioè, prima si pensava in un palazzetto dello sport, mettevano 7-8 mila persone. Cioè, ora ne mettono 400, 500, 600, diventa pure più difficile mo trovare le persone. Lei viene? Ok, ok, l'abbiamo chiamata giusto per sicurezza, va bene. C'erano due piani, come a lui, 40 pazienti, solo un infermiere. Ma come cavolo fai? Gli stai vicino. Mi dici qualche parola in più per incoraggiarli, però dopo... Non sono abituato a chiudere, mi piace. No, no, ormai la vita siete andati a scrivanire. Sì, scrivanire, là. Io penso a questo lavoro che se non entro nel pubblico lo lascio. 40 euro a settimana, una settimana te la posso permettere. Due, tre, no. Cioè, non ci proviamo mai quando lo vinciamo il concorso. Sì, sì, entri. No, ma con questo lì in casa è fango.